Il nemico è dappertutto!
Salve ancora, comandante Shepard. Sono in debito con te. Ora che i miei ex colleghi sono morti, questo sindacato è tutto mio. Senza di te non ce l'avrei mai fatta. Li ho uccisi perché se lo meritavano. Ora mi toccherà arrestarti. Non credo proprio che sia necessario. Sotto la mia guida, questa organizzazione si limiterà al gioco d'azzardo e al contrabbando di tecnologie illegali. Questi crimini non sono degni della tua attenzione, ma se insisti, sappi che i miei assistenti sono ben equipaggiati per affrontarti. Questa banda è nota per il traffico di droga e schiavi. Ormai è troppo tardi per rifarsi un nome. Forse hai ragione. Quei due idioti hanno infangato questa organizzazione in modo irreversibile. Se sciolgo la banda, posso andarmene liberamente. Non sono arrivata fino a questo punto per farmi arrestare. Preferisco morire piuttosto che finire in prigione. E sicuramente ucciderei chiunque voglia sbattermi dentro. Allora, affare fatto? Sei libera di andare. Non voglio rivedere mai più questa banda, altrimenti... Non succederà. Non sono così stupida da fregare uno spettro. Ora, scusami, i miei uomini diventano piuttosto nervosi alla vista delle uniformi. Addio, Shepard. Messaggio in arrivo, lo sto trasmettendo. Messaggio di soccorso generico. Trasporto medico Secret Engine. Guasto critico ai sistemi. Stiamo perdendo energia. Atterraggio d'emergenza. GOS CGA, ripeto, Argos. Comunicazioni fuori uso. Supporto vitale. Transponder d'emergenza. Non resisteremo. Fate presto! Comandante, segnale in arrivo dal quartier generale della Quinta Flotta sulla Cittadella. Lo passo direttamente nella radio della tua tuta. Comandante Shepard, abbiamo appena ricevuto una notizia spiacevole. Durante la guerra del primo contatto, abbiamo lanciato numerose sonde spia nello spazio Turian. Il problema è che una di esse ha appena inviato un segnale missione compiuta. Dove si era cacciata in tutti questi anni? Non lo sappiamo. Ne avevamo perso le tracce. Quelle sonde erano state costruite in fretta dopo il primo contatto. Cosa c'è di tanto spiacevole? Al momento di lanciare quelle sonde, non sapevamo contro chi stavamo combattendo. Non potevamo rischiare che gli alieni esaminassero la nostra tecnologia. Per questo in ogni sonda era stata inserita una testata nucleare tattica da 20 kilotoni.
Più o meno la stessa potenza della bomba sganciata su Hiroshima nel XX secolo. Se qualcuno trovasse quella sonda e volesse darci un'occhiata, non serve aggiungere altro, comandante. È un problema che deve essere affrontato, in effetti. Ma i miei uomini non sono addestrati per simili operazioni. Lo so, ma non mi sarei mai rivolto a lei se non fosse così importante. L'esistenza di quelle sonde è rimasta segreta per 26 anni. Il Consiglio ha sempre considerato le bombe trappola pericolose e irresponsabili. Se trovassero quella sonda, la reputazione dell'Alleanza ne uscirebbe a pezzi. Chiedo il suo aiuto perché la Normandy può giungere sul posto in modo rapido e furtivo. Si trova nell'ammasso Voyager. Nell'ammasso Voyager? È dalla parte opposta del confine tra l'Alleanza e lo spazio Turian. Com'è finita fin laggiù? Non lo so. È possibile che qualcuno l'abbia recuperata e poi condotta in quel sistema. È anche possibile che si sia semplicemente persa. Sta girovagando nella rete dei portali dai tempi della guerra. Ce ne occuperemo immediatamente, ammiraglio, senza dare troppo nell'occhio. Lo apprezzo molto, comandante. Buona fortuna. Quinta flotta, chiudo. Il segnale proviene da una miniera. Molto sospetto. Concordo, non si è schiantata. È stata portata qui da qualcuno. Forse non sanno cosa hanno tra le mani. Troviamola prima che la facciano esplodere. Affermativo. Detonatore, comandante. Shepard, finalmente. Mi hai colto alla sprovvista. Non ti ricordi di me? Naturale. Non importa, io mi ricordo di te. Non dimentico mai i miei avversari. Io sono Elano Salviat. Dubito che tu lo sappia. Chi credi che comandi i clan di Terminus, Shepard? Quelle migliaia di pirati, schiavisti e criminali di ogni sorta? In quasi tutte le organizzazioni criminali, il leader è di solito la persona ritenuta più forte. Esattamente. Chi riesce a uccidere più nemici, a catturare più navi, a saccheggiare più colonie. 3 anni fa ero io il più forte. Avevo usato la mia influenza per formare una flotta. Volevo spazzare via quelli come te dal confine. Allora sei tu il responsabile dell'attacco a Elysium. Ero il motivatore, l'istigatore, colui che aveva promesso gloria e ricchezza dal saccheggio della più grande colonia umana nell'ammasso.
e colui che incolparono del fallimento. Avevo fallito per colpa tua, a causa della tua stupida ostinazione. Il mio equipaggio verrà a prendermi. Ah, che ci provino. Noi saremo pronti. Una nave da guerra dell'Alleanza sarebbe un bel bottino. Oh, se non l'hai notato, i minerali di questo posto sono ricchi di metalli pesanti. Temo che le radio delle vostre tute non siano abbastanza potenti da trasmettere verso l'esterno. Possiamo raggiungere un accordo, Aliat. Parole insignificanti di un uomo già morto. Addio, Shepard. E adesso cosa facciamo, Shepard? Abbiamo aria e luce a sufficienza. La Normandy è ancora in orbita. Cerchiamo una via d'uscita. Messaggio in arrivo, lo sto trasmettendo. Normandy, qui comando dell'Alleanza. Rileviamo la vostra presenza nell'ammasso Attican Beta, un nostro drone di sorveglianza che raccoglieva informazioni sulle attività dei Geth nella regione è stato individuato e distrutto. Dovete atterrare e recuperare il modulo dati del drone prima che i Geth lo trovino.
Questo è il drone di sorveglianza. Ma dov'è il modulo dati? Pare che abbiamo scelto la soluzione più difficile. Lasciato cadere il modulo dati! È un miracolo che il modulo dati sia ancora intatto. Ora Joker può trasmettere queste informazioni al comando dell'Alleanza. Thank you.
Questo posto sembra abbandonato da un bel pezzo. In base a questi registri, la squadra d'esplorazione aveva scoperto una specie di tecnologia aliena. Dovremmo controllare il sito archeologico. Lì potrebbero esserci le risposte che cerchiamo. Deve aver scoperto una tecnologia aliena che li ha trasformati in fanatici fuori controllo. Qualunque cosa avessero scoperto, ormai non c'è più.